Ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Oggi voglio assolutamente mostrarvi il mio ultimo acquisto di questi ultimi giorni. Sono stata per puro caso alla Mondadori e ho trovato l'agenda di Mr. Wonderful, e quindi l'ho acquistata subito senza pensarci due volte, anche perché la puntavo ancora dalla fine dell'anno. Però sul loro sito questa versione, ovvero l'agenda giornaliera nella versione più grande, non era disponibile, era soltanto disponibile in inglese, ma io la volevo assolutamente in italiano. Quindi per tutte le ragazze che amano Mr. Wonderful, a cui piacciono le agende di Mr. Wonderful, se vi può interessare, nelle librerie Mondadori trovate appunto questo brand, e io ho trovato anche questa agenda. Di agende c'erano questa e le due più piccoline, l'agenda giornaliera e l'agenda settimanale, ma nella versione più piccola, che secondo me è troppo piccola. E quindi alla fine sono ricaduta su questa, che puntava appunto già dalla fine dell'anno, ma che però sul sito non era disponibile. Era disponibile soltanto questa grandezza, ma settimanale, quindi l'agenda settimanale, e io volevo invece l'agenda giornaliera. Ragazzi, è fatta benissimo e dopo ve la faccio vedere molto più nel dettaglio. E l'ho pagata 22,95€, 23€, quindi costa, il prezzo è lo stesso identico che ho trovato sul sito di Mr. Wonderful. Mr. Wonderful è un brand veramente fantastico, mi piacciono tantissimo le cose che vendono sul loro sito, le cose che realizzano, sono veramente curate nei minimi dettagli, molto simpatiche, colorate, molto carine. In quest'ultimo anno Mr. Wonderful ha deciso di realizzare le agende, ma anche altre cose come le tazze, i block notes, i libri, i quaderni, di realizzarli anche in altre lingue oltre allo spagnolo e all'inglese, e hanno inserito anche l'italiano. Quindi sono troppo contenta di avere un'agenda colorata, molto carina, fatta molto molto bene, simpatica in lingua italiana. Probabilmente se fosse stata in inglese non l'avrei acquistata, ma in italiano non ho assolutamente potuto resistere. Adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi faccio vedere più nel dettaglio questa fantastica agenda di Mr. Wonderful. L'agenda si presenta in questo modo. Come vi dicevo prima, questa è l'agenda più grande che propone Mr. Wonderful, l'agenda giornaliera con gli anelli a spirale. La copertina mi piace molto, tutta rosa, di un rosa pastello veramente molto bello, con questa scritta cose da fare e 365 storie da vivere, agenda 2017 Mr. Wonderful. Trovo che la scelta dei font sia veramente super azzeccata, mi è piaciuta molto l'idea di utilizzare font diversi uno dall'altro, e anche i colori li trovo veramente perfetti e super abbinati l'uno con l'altro. Poi c'è questo elastico grigio elasticizzato che serve per tenere l'agenda bella chiusa, e questo è il retro dell'agenda dove viene riportata questa frase: questa è la tua agenda preferita, insieme a lei vivrai un milione di nuove esperienze ed elettrizzanti avventure, un'agenda per organizzarsi e potersi godere al massimo la vita con tutta la sua magia, disegnata e prodotta con tanto amore a Barcellona. È veramente, ragazze, fatta benissimo, cioè guardate quanto è bella, guardate. Adesso vi mostro la parte interna dell'agenda, che è ancora più bella. Innanzitutto la copertina è di un cartone abbastanza rigido, e poi c'è questa parte iniziale dove dovete andare ad inserire tutti i vostri dati, veramente molto simpatica. Mi chiamo, ma i miei amici mi conoscono come, sono nato nel, e devo ammettere che con i miei anni il tempo non lo sento per niente. Potrei metterci un po' di tempo, ma ti risponderei sicuramente se mi scrivessi all'indirizzo. E quest'ultima frase è veramente molto molto simpatica. Se doveste trovare questa agenda, per favore contattami velocemente al, qua ovviamente dovete inserire il vostro numero di telefono, non potrei vivere senza di lei. È veramente, ragazze, fatta benissimo, molto simpatica, molto colorata, mi è piaciuta un sacco appena l'ho vista. E mi piace molto anche qua l'idea di utilizzare font diversi l'uno dall'altro. Poi nelle pagine successive invece ci sono dei giorni della settimana, senza un mese specifico o una data specifica, quindi potete utilizzarla come meglio credete. Di questi ne vengono riportati tre, e poi parte l'agenda vera e propria. Inizia dagli ultimi giorni del mese di dicembre, e per ogni inizio mese viene sempre riportata una frase motivazionale, e questa devo dire che è perfetta per gli ultimi giorni del mese di dicembre. Ogni inizio è una nuova opportunità da cogliere. E anche qua mi piace un sacco la scelta dei font, dei colori, veramente. Per quanto riguarda le scritte, le decorazioni, Mr. Wonderful è veramente top. E poi appunto ci sono gli ultimi giorni del mese di dicembre. Un'altra cosa che mi piace molto è che per dei giorni specifici, se c'è una festività o comunque qualcosa da festeggiare, viene riportata come ad esempio sul 31 dicembre questa frase: Capodanno, oggi termina un grande anno, con questo disegnino molto carino, oppure anche su domenica 1 gennaio, il mio desiderio per l'anno nuovo sei tu. E anche questa scritta con questi font, cioè veramente io ne sono innamorata, mi piacciono tantissimo.
Poi arriviamo all'agenda, all'inizio dell'agenda vera e propria, ovvero gennaio. Gennaio per un 2017 pieno di buoni propositi che realizzerò sicuramente. Anche questi disegni piacciono veramente un sacco e vengono riproposti poi nel corso dei mesi sull'agenda. Su questa pagina dovete quindi andare ad inserire tutti i vostri obiettivi, i vostri buoni propositi per il 2017. Infatti qua dice: è una lettera di buoni propositi realizzata con grande passione e un milione di nuove intenzioni perché quest'anno tutti i tuoi propositi impossibili diventeranno realtà. Realizzato sì o no, quindi alla fine dell'anno bisognerà tornare sul mese di gennaio e vedere se abbiamo realizzato insomma gli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2017. Mai e poi mai mi toglierò il difettuccio di, trascorrerò più tempo con, e come minimo è obbligatorio sorridere almeno 5 volte al giorno. Forza e coraggio, tu puoi tutto. Queste poi sono le pagine per ogni singolo giorno. Come potete vedere c'è parecchio spazio per scrivere, viene poi riportato anche l'orario, quindi le 8 del mattino, le 9, le 10, insomma potete anche andare a scrivere in base all'orario della giornata. Poi un'altra cosa, c'è anche questo riquadro dedicato alle note, quindi se avete qualche nota in particolare che su quel determinato giorno potete andare ad inserirla in questo spazio. E alla fine di ogni pagina, in questo riquadro colorato, c'è sempre una frase motivazionale per ogni singolo giorno. Ad esempio per il 2 gennaio, sei il primo lunedì dell'anno, cerchiamo di comportarci bene. E fatta ragazze veramente benissimo. Poi appunto come dicevo prima, per determinate festività ci sono dei disegni molto carini. Giorno della Befana, finalmente posso ricominciare a essere cattivo. Non è poi così male perdere la bussola, si scoprono sempre nuove strade. Mi piace veramente tantissimo e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla. Con te mi sciolgo. Poi arriviamo a febbraio. Alcune persone seguono la felicità, altre la creano. Alcuni trucchi per essere felici tutti i giorni. Primo, accetta i tuoi errori senza farne un dramma e festeggi ogni tuo traguardo. Secondo, sorridi alla vita e la vita ti risponderà con un sorriso. Guardate quanto sono belli questi disegni. Veramente sono super dolci, molto molto carini. Ringrazia sempre, 10, ringrazio sempre. Mi piace un sacco come decidono di iniziare il mese nuovo con tutti questi colori, queste frasi motivazionali, questi consigli, veramente fantastico. Poi andiamo al mese di marzo. Scegli di essere diverso. Qua ci sono queste due ciambelle veramente molto molto dolci. Tutte le piccole cose che ti rendono speciale. E qua insomma dovete andare a compilare. La mia prossima avventura sarà: mi disconnetto dal mondo quando... il mio film preferito per i momenti di divano, coperte e relax, la canzone che mi fa venire la pelle d'oca. Fantastico. I nuovi inizi non sono difficili, trovare qualcosa nella tua borsa sì, ed è assolutamente vero. A tutti i papà fantastici, musoni con la pancia, protettivi e ancora peggio con Instagram, buona festa. Veramente ragazze, questa agenda è fantastica, fatta benissimo, curata nei minimi dettagli. Mettersi a dieta è una cosa incompatibile in un mondo in cui esiste il cioccolato, assolutamente condivido. Aprile, anche qua guardate com'è bello l'inizio del mese di aprile. Se ti fa piangere e ti toglie il fiato, non è amore ma è allergia, viva la primavera. Cose fighissime che si possono fare in primavera. Fantastico. Da una parte mi piaci e anche dall'altra. Poi andiamo al mio mese, quindi maggio, che è il mese dove compio gli anni. Maggio, segui i tuoi sogni, loro conoscono la strada. 10 cose belle da fare per mantenere alto il livello di creatività. Scrivi su un foglio tutte le tue idee anche se sembrano folli. Scopri altre culture, infrangi le regole ogni tanto, ridi e balla sempre. Fai più spesso ciò che ti rende felice. Viaggia fino alla fine del mondo e sii sempre curioso, assolutamente. Divora un milione di libri e riviste sconosciute. Conosci gente nuova, ci sono persone fantastiche in giro. Cioè, ragazzi, veramente mi sono letteralmente innamorata di questa agenda, fatta benissimo. Sei come la panna sulla cioccolata. Questi disegnini sono fantastici e questi disegni vengono riproposti anche sulle tazze di Mr. Wonderful, sui portachiavi, su tantissime altre cose. A giugno invece vediamo cosa c'è. Giugno, ci sarà sempre un'avventura nuova da vivere. Dove andiamo in vacanza? Hai ferie? Sì o no? Ti piace il sole? No. Come? Simpaticissimo.
e non vedo veramente l'ora di iniziare ad utilizzarla, e da oggi sicuramente inizierò. Volevo farvela vedere ancora bella, bella pulita, non spacciugata con le mie scritte, le mie cose. L'ho acquistata qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, e veramente non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla. Poi andiamo al mese di luglio, vi faccio vedere insomma come sono tutti gli inizi mese. In estate la vita è una gioia infinita, frullato rinfrescante di anguria. Qua viene proposta una ricettina facile e veloce da realizzare, perfetta per l'estate. Poi andiamo ad agosto. Agosto, la magia del viaggio non ha limiti, però la tua valigia sì. Tutto ciò che non posso dimenticare di mettere in valigia, let's go. Destinazione, pronti per l'avventura, parto, torno. Ho bisogno di vestiti per tot giorni. E qua insomma vi ricorda cose da portare, documenti, carta d'identità, passaporto, mappa, soldi, indispensabile, vestiti, accessori, mai senza di me, cellulare, caricabatterie. Questa sarà veramente molto utile per il mio futuro viaggio, che non so quando sarà, però molto molto utile. I programmi migliori non si programmano. Settembre, facciamo l'impossibile. Hai 21 giorni per farti e toglierti un'abitudine. Iniziamo oggi. Cosa voglio ottenere con i miei sforzi? È molto importante per me perché ci riuscirò, perché sono geniale. Inizia il conto alla rovescia. Se sei arrivato fino a qui significa che hai vinto la sfida. Complimenti, sei fantastico. Andiamo ad ottobre, perché sennò questo video dura tantissimo. Ottobre, la decisione giusta è quella che ti rende felice. La vita è piena di occasioni da prendere, alcune sono trascendentali e possono cambiarti la vita, altre volte invece cerchiamo di autoconvincerci solo per comprare quel paio di scarpe così belle. Questa lista di pro e contro ti potrà sicuramente aiutare a decidere. Anche a novembre, come per il mese di luglio, viene proposta una ricettina e sicuramente proverò a farla. Mug cake di brownie con cioccolato e noci. Deve essere veramente molto molto buona. Il cioccolato, oltre ad essere buonissimo, ha un milione di proprietà e ci fa sorridere. Per questo si merita un omaggio con questa ricetta strepitosa. E poi arriviamo a dicembre. Per questo Natale voglio solo il meglio. E se per caso c'è ancora qualche capriccio da soddisfare per te e per i tuoi cari, ecco una lista dei desideri per organizzare i regali. Regali per la famiglia, regalo per la mia dolce metà, per gli amici e la mia wish list. Ne ho bisogno? Sì, no, totalmente, non necessario, però lo voglio. E poi arriviamo alla fine. Viva il Natale, quest'anno può succedere di tutto. Questo ti piacerà, oggi non si lavora, assolutamente vero. E per quanto riguarda invece gennaio, non c'è un inizio copertina, una frase motivazionale come per tutti gli altri mesi. 365 nuovi giorni, 365 nuove opportunità, buon anno nuovo a tutti. Alla fine dell'agenda ci sono queste pagine. Allora, dedicate ai contatti super importanti, quindi qua potete andare ad inserire i numeri di telefono delle vostre amiche, del vostro fidanzato, del lavoro, insomma, i vostri contatti. Lista di cose da fare. Anche qua guardate la fantasia e la cura dei dettagli. Fantastico. Ce ne sono diversi. Poi la lista della spesa, quindi importo finale, descrizione, utile questo da utilizzare quando si deve fare la spesa e vedere quanto si è speso alla fine del mese. Ce ne sono diversi, come potete vedere. Poi ci sono, c'è un'ultima pagina dedicata alle note. E poi iniziano delle parti più belle, ovvero gli stickers. Ce ne sono veramente di tantissimi, questi dei colori pastello e poi questi con dei disegnini veramente fantastici. Potrei dormire 1000 minuti in più, sono nero, gli esami sono finiti, ho un matrimonio e non è il mio. Veramente sono fatti benissimo, guardate, oggi è il mio compleanno. Ce ne sono parecchi, vedete, ce ne sono veramente tanti. Viaggio last minute, oggi facciamo follie, riunione molto importante. Ce ne sono veramente parecchi. E poi ci sono questi disegni senza scritte, quindi i cibi, gelato, torta, pizza, dei fumetti. Bellissima, veramente bellissima. E poi alla fine dell'agenda c'è il calendario 2018 e tutto ciò che di bello mi è successo quest'anno merita di essere ricordato. I posti che ho visitato, 5 cose incredibili che mi sono successe. Quest'anno il mio film preferito è stato il mio libro, insomma il libro che mi ha fatto sognare, ho imparato, ho migliorato tantissimo in, top 5 dei miei ricordi preferiti. E alla fine di tutto c'è
altre date importanti, un righello che si può staccare, aspettate, dicevo, un righello che si può staccare, dei cuoricini, non so se si vedono, ma qua ci sono dei cuoricini, qua delle freccette, una nuvola. E alla fine dell'agenda, per terminare in bellezza, c'è questa tasca per tutte quelle cose che mai al mondo vorresti perdere, dove andare ad inserire tutte le cose che volete custodire, gli scontrini importanti, delle garanzie sui prodotti che avete acquistato, insomma, potete inserire tutto quello che volete. Questo è il complesso, è l'agenda nuova 2017 di Mr. Wonderful, l'agenda giornaliera nella versione più grande. Rieccoci ragazze, come avete potuto vedere questa è un'agenda fatta veramente benissimo. Se vi piace questo stile, se vi piacciono le cose pucciose, molto colorate, questa è sicuramente l'agenda che fa al caso vostro. Sono stata veramente troppo contenta di averla trovata alla Mondadori, così non ho neanche speso i soldi per la spedizione. Ho già iniziato anche a decorarla e sono veramente troppo gasata di questo nuovo acquisto. Ho deciso di mostrarvi l'agenda molto nel dettaglio, come avete potuto vedere, infatti il video è uscito un po' lunghetto, però ci teniamo a mostrarvela nel dettaglio, così se qualcuna di voi è interessata all'acquisto di queste agende può vedere insomma all'interno con me senza magari poi pentirsi dell'acquisto. Quindi spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo venerdì sempre alle 16 con un nuovo video. Ciao!